Questo video illustra il montaggio e l'uso dell'apparato PASCO SE9638 per la misura del rapporto carica-massa dell'elettrone. L'apparato vi giunge quasi completamente montato. Le uniche parti da porre in posizioni sono la scala graduata a specchio e l'ampolla. L'ampolla si inserisce nella sua base orientandosi grazie ai piedini. Il principio di funzionamento dell'apparato è lo stesso dell'esperimento originale inventato da Thomson. Nell'ampolla è contenuto elio a bassissima pressione ed un cannone elettronico. Il fascio di elettroni così generato viene curvato dal campo magnetico generato dalle due grandi bobine di Helmholtz. Misurando, grazie alla scala a specchio, il diametro del cerchio di elettroni che si forma all'interno dell'ampolla e altri parametri dell'apparato, come per esempio l'intensità del campo magnetico generato dalle bobine e la tensione acceleratrice, è possibile determinare il rapporto E su M. L'apparato richiede tre alimentazioni distinte. Bassa tensione e alta corrente per le bobine di Helmholtz, alta tensione in corrente continua per il cannone acceleratore di elettroni e bassa tensione in continua o in alternata per l'elemento riscaldante che emette gli elettroni. Se si utilizzano gli alimentatori suggeriti dalla PASCO, ne bastano due, ed inoltre i display digitali permettono di leggere tensione e corrente direttamente sugli alimentatori senza la necessità di utilizzare dei multimetri che altrimenti si possono attaccare in questo punto. Vediamo ora come effettuare la misura. Ponete l'interruttore posto sul pannellino frontale dell'apparato nella posizione alta, misura E su M. La manopolina di regolazione focus a metà corsa e al minimo la manopolina di regolazione della corrente nelle bobine di Helmholtz. Predisponete l'alimentatore per le bobine di Helmholtz a circa 8 volt, nessuna limitazione in corrente, e l'alimentatore dell'acceleratore a circa 200 volt. E infine l'alimentatore dell'elemento riscaldante a 6 volt. Non superate il valore di 6.3 volt che è critico per l'elemento riscaldante. Dato che l'alimentatore delle bobine di Helmholtz è stato impostato senza limitazione in corrente, la corrente che fluisce nelle bobine viene regolata con la manopola di sinistra sull'apparato. In questo caso la leggiamo sull'amperometro direttamente sull'alimentatore. Non eccedete i 2 ampere. Dopo una trentina di secondi di riscaldamento del filamento apparirà la traiettoria degli elettroni. Noterete immediatamente che la traiettoria si restringe aumentando il campo magnetico, si allarga diminuendo il campo magnetico, che possiamo variare variando il flusso di corrente nelle bobine, e similmente aumenta in diametro aumentando la tensione, non eccedete 250 volt, diminuisce diminuendo la tensione. Se l'osservatore si pone esattamente di fronte alla boccia e vede il fascio di elettroni riflesso anche contro la scala a specchio, può determinare il diametro del fascio di elettroni. Ecco quello che vede l'osservatore che si pone nella posizione corretta. Notate che il fascio di elettroni può apparire aperto se il campo magnetico è troppo basso o la tensione è troppo elevata. Nel caso di campo magnetico nullo, il fascio di elettroni diventa rettilineo finché non impatta contro il vetro dell'ampolla. Notate come spostando lo sguardo si veda il fascio e la sua riflessione sulla scala di vetro, il che permette di determinare la posizione in cui si è perfettamente allineati con la scala retrostante.
Spostando l'occhio da questa posizione a questa posizione, possiamo misurare con minimo errore il diametro del cerchio di elettroni. Come corollario dell'esperienza principale, potete curiosare cosa succede avvicinando un magnete permanente al fascio, eventualmente in assenza di campo da parte delle bobine di Helmholtz. Oppure potete ruotare il tubo tra le bobine di Helmholtz, cosa permessa dal design particolare di questo apparato. Inutile dire che durante il funzionamento reale il fascio deve essere perfettamente parallelo alle bobine, cosa che si può controllare osservandolo da questa direzione. È possibile un'altra interessante osservazione spostando l'interruttore sul pannellino frontale nella posizione inferiore, electron deflection, disalimentando le bobine di Helmholtz e portando la stessa alimentazione usata adesso sulle bobine di Helmholtz su questi due spinotti che controllano rispettivamente le piastre superiore e inferiore che deviano il fascio di elettroni. In queste condizioni possiamo verificare come il fascio di elettroni venga deviato applicando un potenziale alle due placchette. Alziamo la tensione e il fascio si piega debolmente. Questo alimentatore arriva a circa 25 volt, se ne possono applicare fino a 50, ma la deviazione del fascio è evidente. Si noti come gli elettroni vengono attratti verso la placca caricata positivamente. Ovviamente, invertendo questi spinotti, possiamo revertire l'effetto. Questa è la formula per il calcolo del rapporto E su M. Per come ricavare questa formula si vede il documento allegato a questo stesso file. In questa formula V rappresenta il potenziale acceleratore, A il raggio delle bobine di Helmholtz, 15 cm, N il numero di spire nelle bobine, 130, mu con 0 è la permeabilità magnetica del vuoto, 4 pi greco per 10 alla meno 7, I è la corrente che fluisce attraverso le bobine di Helmholtz e R è il raggio, attenzione, il raggio della traiettoria degli elettroni misurata. Allegato a questo video o richiedibile alla EL Italia, avete trovato un file Excel per la riduzione dei dati di questo esperimento. Nel file Excel noterete che è stato creato una grandezza somma dei raggi, cioè una specie di diametro della traiettoria degli elettroni. Una specie di diametro perché il raggio destro e sinistro difficilmente sono uguali. Ovviamente il loro raggio medio viene calcolato dal foglio e viene usato nella formula prima vista. Qui, come vedete, con 4 tentativi abbiamo ottenuto un errore medio percentuale di qualche punto. Per qualsiasi informazione o anche per una semplice curiosità, contattateci. I nostri uffici tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.